La Contrada alle Coste nasce a metà del XIII secolo. Nel suo territorio non vivevano famiglie nobiliari, ma popolani. Infatti, in antichità la Contrada alle Coste era la contrada più povera. Tant'è che durante la cerimonia, la processione in onore di San Giovanni Decollato, il cero della Contrada alle Coste pesava 10 libbre invece che 15. Sì, una contrada piccola, ma una contrada molto molto vivace. Infatti, nel 1974, quando tutto ebbe inizio, nella contrada Le Coste è aumentata intanto che sono nate altri agglomerati di case dalla parte di San Biagio. Le contrada Le Coste porta i colori giallo-blu e andiamo a conoscere con l'aiuto dei personaggi, del rettore e di tutti i ragazzi che animano la contrada, andiamo a conoscere più da vicino. Francesco Del Ciondolo, attuale rettore della Contrada alle Coste. Come si sta preparando la Contrada per questo bravio 2016? Beh, la contrada, come ormai negli ultimi 5-6 anni, è dietro alla sistemazione del nostro giardino storico che ha vissuto una serie di vicende, difficili negli ultimi anni a causa di problematiche idrogeologiche dovute al terreno e questo forse è l'ultimo anno in cui ci dedichiamo con molto sacrificio a questi lavori di sistemazione. Quindi approfitto e invito tutti a venire a vedere il giardino rinnovato quasi al 100%. Anche perché il giardino è pronto per accogliere tutti gli eventi che si svolgeranno nella settimana che precede il bravio. Sì, stiamo facendo gli ultimi rodaggi, però in linea di massima siamo pronti per tutta la settimana degli eventi. Per quanto riguarda le aspettative, come sono gli spingitori dal punto di vista del rettore? Sono pronti? Hanno bisogno ancora di essere di riscaldamento, di allenamenti? Ma a quel che so, sinceramente lo dico con estrema sincerità, sono stato un po' latitante dal gruppo spingitori quest'anno per motivi personali, però mi sono sempre rapportato con loro telefonicamente e a quel che ho capito stanno andando bene, sono tranquilli, sono alle ultime fasi di allenamento, quelle un po' più dure, quindi lo stress sicuramente si comincia a sentire, però nello stesso tempo li ho visti sereni e tranquilli, quindi speriamo in un ottimo bravio. Diciamo che questi rettori non vogliono svelare niente di questi Niente, spingitori, ci assolutamente. tengono tutto nascosto. Però ci puoi svelare qual è il piatto tipico che si mangia nella Contrada alle Coste? Sì, allora quest'anno abbiamo una novità, infatti lunedì sera faremo una nuova iniziativa, faremo una serata in cui parteciperanno insieme alla cena normale nostra tradizionale anche il gruppo della FISAR, che è il gruppo dei sommelier della Val di Chiana. Nel quale metteremo, oltre che del buon vino, metteremo anche un cinghiale in umido che è un po' una novità per noi, perché non ci eravamo mai spinti in questo senso e quindi in quella sera metteremo una cosa nuova. E poi la tradizione nostra data dagli ipici storici e dalla fiorentina che riproporremo più o meno tutte quante le sere. Quindi di fame non si muore alle coste. Niente, no, assolutamente. Peggio il freddo se non ci Si porta assiste, una se non ci assiste giacchettina, non c'è problema. Direi di sì. Quando il piatto è pieno può essere anche freddo. Certo. E senti, invece un punto forte secondo il rettore delle coste della manifestazione Il Bravio. Ma un punto forte, credo che ormai sono anni che ce ne accorgiamo tutti quanti, sia la grande eco che il Bravio riesce ad avere. Un po' dappertutto, insomma, in questi giorni si cominciano a vedere arrivare a Montepulciano persone da tantissime parti d'Italia. Non è strano che se ci si porta fuori anche in altri paesi si venga ricordati ormai non solo per il vino nobile, ma anche per il bravio. Quindi penso che da un punto di vista di pubblicità per Montepulciano sia favoloso questa manifestazione. In più non dimentico, non voglio dimenticare il fatto che comunque è un momento di grandissima aggregazione per persone che di solito nell'arco dell'anno non si vedono e non stanno insieme. Quindi un binomio tra vino e bravio che continua e continua a far parlare bene di Montepulciano. Direi di sì e mi sembra sempre meglio perché ogni anno aumentano iniziative, aumentano momenti di festa, quindi mi sembra che la cosa stia andando per il verso giusto.
L'antico abitato della contrada Le Coste in antichità era povero e fatiscente, e questo forse era dovuto al fatto che il territorio di questa contrada si estendeva su un territorio, il territorio più scosceso di Montepulciano. Proprio per favorire l'inurbamento di questa zona sono state fatte dei terrazzamenti, o chiamate coste, ed è proprio da qui che deriva il nome della contrada Le Coste, da questa soluzione di inurbamento. Nella contrada ha avuto sede per secoli una compagnia laicale conosciuta in tutta Montepulciano come la Compagnia dei Grandi, ma non si trovavano monumenti di particolare interesse. Il tessuto edilizio è caratterizzato dalla presenza di edilizia povera e dalla presenza di numerosi spazi verdi, tra cui il giardino della contrada di Via Piave, dove si effettuano le cene e i ritrovi dei contradaioli e dei simpatizzanti. La sede della contrada è in via del Paolino, nei sotterranei dello storico Palazzo Mancini. La popolazione di contrada, come abbiamo detto, non è molto numerosa, ma è tutt'altro che spenta, ovvero una contrada attiva e in pieno fermento. Nel 1978 la contrada Costaiola riuscì ad aggiudicarsi il primo bravio della sua storia, che fu poi seguito da altre 7 vittorie, l'ultime delle quali nel 2006. Andando in giro per la sede storica della contrada Le Coste, mi imbatto in un tuttofare della contrada, ovvero Andrea Pagliari. Andrea Pagliari, tuttofare, perché tu hai ricoperto vari ruoli all'interno della contrada? Sì, a partire dall'ultimo, che è stato lo spingitore, fatto negli ultimi 2 anni. Quest'anno mi sono preso un anno di ferie, diciamo. Poi prima di quei 2 anni ho fatto lo sbandieratore, sempre per la mia contrada, e poi prima ancora, parecchi anni prima, il piccolo sbandieratore per il concorso di San Donato. Che differenza c'è partecipare al bravio da sbandieratore a spingitore? C'è la stessa adrenalina? Ci sono altre aspettative? Che cosa cambia principalmente? Allora, l'adrenalina penso che sia la stessa, perché c'è la persona che sentono più la corsa, la gara, però gli sbandieratori che si preparano tutto l'anno per sbandierare bene per la propria contrada, quindi rappresentano i propri colori, è lo stesso tipo di adrenalina che si ha alla partenza. Poi c'è le persone più o meno sensibili alla tensione, e quello è un altro conto. Comunque è molto simile sia la partenza che l'apertura del portone del comune quando ci chiamano per sbandierare. Sì, è un ricordo che ritorna in mente a tutti gli sbandieratori, l'apertura dell'androne. Tu sei giovanissimo, però c'hai un ricordo particolare legato al bravio? Sì, allora, alla mia memoria ne vengono 2. Uno, quando ero proprio piccolo, avevo circa 6 anni, 7, e spingeva per noi Marco Tonini e Marco Mazzi, e ho l'immagine che io ero praticamente all'ingresso di Piazza della Grande e non vedevo arrivare la nostra botte. Poi dopo un po' arriva Marco Tonini da solo, perché poi si seppe che furono, diciamo, incidentati, andarono contro un'altra botte qui proprio al Paolino, e arrivò solamente Marco Tonini su in piazza, e quindi ho questa immagine proprio di lui da solo che soffriva e veniva su. Però ti sarebbe piaciuto andare lì ad aiutarlo? No, all'epoca no. E poi un altro è più un ricordo dovuto a delle foto che ho visto, che quando noi si vinse il bravio nel 2003, io ero praticamente alla porta del comune che aspettavo l'uscita proprio del bravio, e questo, cioè, alla mia memoria non me lo ricordavo, però vedendo le foto poi mi è venuto in mente. Sei trovato in un libro? Sì, mi sono trovato nel libro di quello per i 40 anni del bravio che hanno fatto 2 anni fa. Ecco, tu mi dai là per chiederti quanti bravii ha vinto la Contrada Le Coste e quando. Allora, la Contrada Le Coste ha vinto 8 bravii, il primo nel 78, il secondo nell'80, poi 83, e poi si va di 20 anni sopra e si arriva al filotto di 5 vittorie consecutive dal 2002 al 2006. Possiamo dire una contrada piccola ma vincente? Sì, quello sì, grazie alla bravura di chi ha scovato gli spingitori, diciamo quelli più forti. Ecco, ricordiamo i loro nomi.
quelli più forti in assoluto, a detta di tutti, sono Giovanni Zorn e Lorenzo Martir, che infatti ci hanno fatto vincere 5 bravi di fila. Poi sono passati qua sopra, in Talosa, e ne hanno vinti altri 3. Quindi vincitori che hanno vinto tutto. Sì, hanno vinto tutto finché qualcuno non gli ha detto basta. È ora della pensione. Sì, non dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista del regolamento. È stato deciso di cambiare il regolamento e loro, essendo residenti nelle zone di Firenze, non potevano più spingere. Senti, e tu da contradaiolo invece, perché sei anche molto attivo in contrada nell'organizzazione delle feste e nell'organizzazione delle scene e tutto il resto, qual è un punto di forza della contrada delle coste? Allora, il nostro punto di forza è l'aggregazione che abbiamo tra di noi, sia dal punto di vista dei giovani che anche da quelli meno giovani, diciamo, non chiamiamoli vecchietti, se no si arrabbiano. E c'è molta aggregazione, infatti quando c'è da lavorare in contrada siamo molti, sia piccoli che grandi, e ci aiutiamo molto. Abbiamo conosciuto in maniera più approfondita la storia della Contrada Le Coste. Adesso siamo con il futuro della Contrada, con Federico Coltellini. Allora, com'è la vita in Contrada Le Coste? Beh, diciamo negli ultimi anni è stata piuttosto dura perché per via dei problemi di assestamento del territorio della contrada abbiamo dovuto fare diversi lavori per ripristinare la cucina, il giardino. Infatti quest'anno è la prima volta che abbiamo tutto il giardino a nostra disposizione, tutto messo a nuovo e abbiamo una splendida vista, infatti invito tutti quanti a venire a cena ovviamente e quindi è tutta una cosa nuova rispetto a quello che era 2 o 3 anni fa il giardino delle coste. Abbiamo detto che la Contrada delle Coste è piccola ma vincente. 8 bravi, ma dentro la sede ci sono tanti altri premi. Quando li avete vinti tutti quelle coppe e quei piatti? Beh, tantissime coppe e premi sono stati vinti dai piccoli sbandieratori e tamburini che sono sempre stati seguiti, bambini, cioè anch'io ero un piccolo sbandieratore e i ragazzi ci hanno insegnato a sbandierare, ci hanno trasmesso la passione, la voglia di fare vita di contrada e quindi stiamo proseguendo in questo percorso nel trasmettere sempre alle nuove generazioni la voglia di sbandierare, di farsi vedere, di partecipare alla vita contraiola, perché ci sono anche tantissimi ragazzini che vengono a dare una mano, un contrada, che gli fa piacere, che fanno i mercatini, quindi è molto viva la contrada, ecco. Tu sei stato anche uno sbandieratore. Che ricordo hai del bravio? C'è un ricordo particolare del bravio? Beh, sì, vabbè, a parte un episodio buffo che persi la scarpa sul sagrato e tirai una,
Insomma, abbiamo capito, però insomma, è andata bene, cioè più che altro era bello perché arrivavi per il percorso e quando arrivavi qui, ad esempio al Paolino, c'erano tutti i contraioli ai lati che facevano il tifo per te, che ti faceva piacere, anche perché c'è il concorso dell'Arca d'Argento e quindi ti faceva piacere essere sostenuto proprio dai contraioli, anche dalla gente che ti vedeva, che gli piaceva lo spettacolo, quindi. No, aspetta, tu hai perso una scarpa in come? Cioè, in quali occasioni? Che ruolo c'è? No, spiegaci perché. Come sbandieratore sul sagrato, la Domenica del Bravio, quando c'è l'estrazione, durante l'esibizione, perdo una scarpa e lì ovviamente è venuta fuori un'esclamazione un po' accesa, ecco. Speriamo che non riaccada anche quest'anno, dai. No, quest'anno ci sono altri ragazzi molto meglio di me e il mio compagno, quindi che l'anno scorso tra l'altro hanno vinto il premio dell'Arca d'Argento e gli auguro un forte in bocca al lupo anche per quest'anno perché sono veramente magnifici. Senti, tu sei anche molto attivo, mi dicevano prima nel backstage delle interviste, nell'organizzare feste, giusto? Che feste ci sono prima del Bravio nella Contrada delle Coste? Prima del Bravio purtroppo niente, però durante la settimana degli eventi abbiamo il 23, che è il martedì, ci sarà l'apericena con un gruppo musicale che suona dal vivo, e il venerdì sera invece abbiamo i nostri DJ di Contrada che fanno animazione, quindi sarà una serata molto ganza, quindi venite voi. Quindi è ganzo, venite alle coste perché è ganzo. Che aspettative hai per questo Bravio 2016? Ma insomma, diciamo che da un punto di vista proprio di contraiolo e di costruzione della contrada, avendo anche il giardino che è praticamente concluso, diciamo siamo molto più rilassati. Infatti quest'anno, grazie a un contraiolo che si è impegnato molto, ha fatto questa scena di stasera che è la scena del contraiolo e infatti c'è tantissima gente e ci fa piacere. Diciamolo però che serata è, via su, perché oggi è il 9 di agosto e praticamente voi presentate anche tutti i tamburini, sbandieratori e via discorrendo. Sì, festeggiamo i piccoli sbandieratori e tamburini, presentiamo gli spingitori del Bravio delle Botti e gli sbandieratori e tamburini che faranno l'esibizione il giorno del Bravio.
Ed eccolo qua, il Giardino delle Coste, un giardino dove si svolge la vita di Contrada, oltre la storica sede che abbiamo visto e abbiamo conosciuto ogni angolo della sede storica. In questo giardino le nuove generazioni, ma anche le generazioni passate, si incontrano, festeggiano le nuove vittorie, ricordano i bei tempi andati. Il bravio è anche questo: storia, emozioni, divertimento. E un in bocca al lupo alle Coste per il Bravio 2016.